Vieni di una volontà nel nostro pregare, nel nostro fare questo più esercizio della Via Crucis, in cui ripercorriamo le orme insanguinate di Gesù Crocifisso. Che questa Via Crucis possa essere feconda per ciascuno di noi, non soltanto un ricordo di ciò che è stato, ma anche un infiammarci del cuore, nell'amore verso Gesù, nella gratitudine verso di Lui e soprattutto nell'imitazione dell'esempio che ci dà nel cammino della croce. Cominciamo questa Via Crucis riconoscendoci bisognosi della misericordia del Signore e peccatori, recitando tutti quanti insieme l'atto liturgico. Mio Dio, ti prego e ti do con tutto il cuore dei miei peccati, perché ho peccato meritati come sì, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono, e di essere amato solo ogni cosa. Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime del peccato. Signore, misericordia e perdoni. Sai in un dolore atroce, eri là sotto la croce. Gesù è condannato a morte. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Venga che con la santa croce è detto il mondo. Da che mondo è mondo, chi è colpevole deve pagare. Ma Gesù è innocente, è l'agnello purissimo, e lui soffre e paga per tutti. Ma chi è o cos'è che condanna Gesù alla dolorosa passione? Sono le nostre colpe. Ma potremmo dire che le colpe si dividono in due categorie. Le colpe dirette e le colpe indirette. E vi invito a fare molto attenzione, perché i responsabili 2000 anni fa della passione del Signore non furono soltanto coloro che hanno odiato Gesù e hanno gridato crocifiggilo, ma anche coloro o colui che si è lavato le mani e che apparentemente sembra non essere responsabile, visto che anche lui ha detto: sono innocente, non sono colpevole del sangue di quest'uomo. Ecco le colpe involontarie. Per cui, se è vero che le colpe volontarie sono stato sempre oggetto del nostro cammino di vita spirituale, e spero che tutti abbiamo cercato di evitarle, le eviteremo sempre, almeno quelle gravi, ma attenti alle colpe involontarie, che anche esse portano Gesù alla croce. E le colpe involontarie sono quelle per le quali, se io potevo evitare la passione di Gesù, dovevo evitare la passione di Gesù. Qui Maria ci dice: figli, voi potete evitare la morte di mio figlio e la morte di tanti altri miei figli attraverso la preghiera e la penitenza. Voi non sarete coloro che si lavano le mani, ma coloro che insieme con Gesù cammineranno sulla via della croce per la salvezza del mondo. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce redento il mondo. Gesù abbraccia e bacia la croce e comincia il suo cammino sulla via dolorosa. Noi sappiamo dalle fonti, da alcune fonti, che la croce di Gesù pesava circa 100 kg sulle spalle di un uomo già distrutto completamente dalle sofferenze della passione e quindi sfinito
sappiamo da tante fonti che Gesù è arrivato fino alla fine della passione per la natura divina che sorreggeva il suo corpo, altrimenti sarebbe morto molte ore prima. Era impossibile per un essere umano reggere a tante sofferenze. Ora, in questa stazione meditiamo sul nostro rapporto con la croce, alla luce di alcune cose che abbiamo ascoltato e altre che ascolteremo. La Madonna ha detto, quando chiedeva le offerte ai pastorelli, soprattutto accettate con amore le sofferenze che il Signore vorrà inviarvi, quelle che ci mette davanti la vita. Se vuol venire dietro di me, rinnega se stesso, prendo la sua croce ogni giorno e mi segua, ha detto Gesù, no? Quindi come noi reagiamo dinanzi alle sofferenze della vita, piccole o grandi che siano. Può essere una giornata come quella di ieri, un piccolo inconveniente, delle difficoltà, delle cose fastidiose, o anche delle cose molto molto grandi, no? Sentiremo oggi, se Dio vuole, che la Madonna poco prima di morire disse a Santa Giacinta di avere sempre tanta pazienza, che la pazienza ci porta in cielo. Se lo io non lo ripeto tante volte, la pazienza ci porta in cielo. La pazienza è appunto la capacità di accogliere con amore le sofferenze della vita e di offrirle al Signore. Noi dobbiamo chiederci che rapporto abbiamo con questa realtà, se la croce la ci ribelliamo, se la sopportiamo a malincuore, se la trasciniamo per forza, se la accettiamo, che già è qualcosa, che siamo rassegnati, se la accogliamo un po' di più, o se la amiamo ancora di più, o se la desideriamo ancora di più. Io chiudo, senza voler far torto a Santi Giacinto e Francesco, ricordando un episodio che mi colpì molto, di Santa Margherita Maria Alacoc, che è la destinataria della rivelazione del Sacro Cuore. Una volta Gesù gli apparve in doppia visione. Da una parte c'era Gesù bellissimo, risorto, glorioso, e dall'altro c'era quello che abbiamo contemplato nella stazione precedente, l'Ecce Homo, quindi Gesù sfigurato che sta per essere condannato a morte, tutto pieno di sangue, eccetera. Gesù gli ha detto: quale dei due vuoi? E lei si è subito tuffata addosso all'Ecce Homo. Ma non era soltanto, capite, quale dei due vuoi, non soltanto come amore tuo, ma anche quale delle due sorti vuoi condividere in questo mondo. Vuoi andare subito in paradiso o vuoi soffrire un po' con me? Ecco, chiediamo alla Madonna in questo mistero che ci doni la grazia di poter vivere sempre il senso soprannaturale della croce e della sofferenza. Terza stazione, Gesù cade per la prima volta. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. E vieni con la tua santa croce dentro il mondo. Con l'immagine della caduta, da sempre si è cercato di spiegare che cosa è il peccato. Gesù con la sua caduta non cade nel peccato, ma entra nelle conseguenze del peccato per riparare con le sue sofferenze a tutto il disastro che l'uomo ha fatto. Ora, quando noi facciamo l'esperienza del peccato e della caduta, in quel momento lì non dobbiamo lasciarci prendere dalla disperazione, o addirittura lasciarci ingannare dal demonio nel credere che Dio sia lontano da noi. Ma Dio non solo è vicino, non solo è accanto, ma è sotto di noi. È per terra anche Lui, perché come quando cade una bella mela cotta per terra, se tu la vuoi prendere dall'alto, la distruggi ancora di più. Ma se tu la prendi da sotto, con le tue mani, con il tuo amore, anche se è tutta sfracellata, ma la prendi da sotto e poi piano piano la aggiusterai. Gesù cade per prendere chi è caduto col suo amore tutto intero, dal basso. E non disdegna di farsi vicino al peccatore, di sporcarsi delle conseguenze di quel peccato, di quel sangue, di quel marciume, di quel cattivo odore.
questa è la misericordia di Dio a cui noi dobbiamo credere. Se tu sei caduto nel peccato e credi a questo amore e sei pentito e ti lasci abbracciare da Gesù, caduto e rialzato, risorgerai. Quarta stazione, Gesù incontra la sua Santissima Madre. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. E viva la tua santa croce dentro il mondo. In questa stazione cominciamo a contemplare il grande e anche consolante mistero della Madonna addolorata. Sono moltissimi i significati di questa stazione. Anzitutto la presenza di Maria Santissima a fianco a Gesù, sia come sua consolatrice. Gesù ha tratto forza dalla presenza della Madonna per affrontare la sua passione, e sia anche come collaboratrice, come socia, come compagna nei suoi dolori, che in tutto ha condiviso. Lei è l'esempio perfetto di come si segue Cristo crocifisso. C'è anche un altro aspetto che riguarda noi. San Luigi Monfort definisce Maria Santissima la grande mitigatrice delle croci. Noi sappiamo che lei è una mamma, l'abbiamo visto meditando le apparizioni e i messaggi di Fatima. Ha chiesto e chiede anche oggi, anche a noi, sacrifici, penitenze, preghiere. Abbiamo già visto che se fosse possibile non ci chiederebbe queste cose, ma siccome sa che sono necessarie ce le chiede. Però al tempo stesso, dice San Luigi, candisce con la sua presenza dolcissima tutte quante le sofferenze e le tribolazioni. Lui dice che le medicine più amare con la presenza della Madonna diventano come zuccherini, e al tempo stesso questo dobbiamo pensarci, perché premia coloro che le dicono di sì con delle consolazioni particolari. Non dico che a tutti appare la Madonna, ma certamente a tutti ottiene grazie, consolazioni e dolcezze, che soltanto chi le ha vissute può rendersene conto. La Madonna chiede perché sa che è necessario. E c'è anche un'altra cosa: quando si agisce per amore di Maria, ecco perché l'amore è il motore della nostra fede, si fa qualunque cosa. In un'altra apparizione, non a Fatima, quando qualcuno diceva alla Madonna, dice: senti, ma io non ce la faccio a fare tutte queste cose, a fare tutti questi rosari, tutto questo, tutti questi digiuni, tutte... Sapete cosa ha risposto la Madonna? Ci dobbiamo pensare. Queste cose non si fanno se non c'è l'amore. Perché se uno ama, per amore si fa qualunque cosa, e anche i più grandi sacrifici diventano leggeri se sono fatti per amore di colei che tanto ci ama. Ecco, quindi ricordiamo l'importanza della presenza della Madonna, sia per accogliere con amore le sofferenze, sia anche per avere la forza, il coraggio, lo zelo per aiutarla a compiere la sua opera in comune con Gesù di corredentrice dell'umanità. Quinta stazione, Gesù è aiutato dal Cireneo. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. E vieni con la tua santa croce dentro il mondo. Nel Vangelo si dice che costrinsero un tale a portare la croce di Gesù. Chiediamoci, vogliamo essere trattati da figli, da amici o da schiavi? Vogliamo essere costretti da Dio a fare qualcosa di buono? O forse è bello fare il bene con la libertà dei figli di Dio, quella libertà che ci dà gioia? Ebbene, anche se noi dobbiamo interiormente sentirci umili
prostrati, servi del Signore, ma Lui vuole trattarci da figli. E allora, non dimentichiamo che con il Santo Battesimo siamo diventati tutti re, profeti e sacerdoti. Quel sacerdozio comune che appartiene a tutti i battezzati. E il sacerdote chi è? Il sacerdote è colui che offre continuamente a Dio dei sacrifici riparatori, espiatori, impetratori. Qual è l'unico e perfetto sacrificio che Dio gradisce? Ovviamente il sacrificio di Gesù. Ma chiama ciascuno di noi a offrire il nostro piccolo, quotidiano e oserei dire istantaneo sacrificio. Vogliamo essere noi dei cirenei non costretti, ma che con gioia, con libertà, aiutano Gesù a portare la croce del peccato del mondo offrendo continuamente a Dio piccoli sacrifici? Questo è quello che la Madonna ci chiede a Fatima. E allora come fare? Bisogna fare tre cose. Prima, attenti, perché per aiutare Gesù a portare la croce da sotto non ci dobbiamo mettere da sopra. Cioè non dobbiamo essere noi coloro che appesantiscono la croce del Signore. Ah Signore, ti aiuterò io con tante preghiere, sacrifici. Aspetta, guarda che tu sei in una situazione in cui stai offendendo Dio, sei nel peccato. Lascia prima questa trave e poi potrai fare il resto. Secondo, scegliere non ciò che è facile, ma ciò che costa di più. Non ciò che è larga, non la via larga, ma la via stretta. Non la via più piacevole, ma la via più faticosa. Già nelle piccole cose. Allora tu offrirai continuamente sacrifici e aiuterai continuamente Gesù a essere alleggerito dei suoi sacrifici. Ma c'è una terza cosa, anch'essa molto importante. Il tutto sia fatto nell'assoluto silenzio, nascondimento, umiltà. La Madonna non ha suonato le trombe davanti a sé, eppure lei è la corredentrice. Anche noi seguiamo Maria e diventeremo non dei cirenei, ma delle altre Maria. Sesta stazione, Gesù incontra la Veronica. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. E con la santa croce redento il mondo. Questa stazione la potremmo chiamare la stazione dell'amore coraggioso a Gesù, dell'amore che non si vergogna. La Veronica ha fatto un gesto semplicemente di amore e di vicinanza a Gesù. Noi sappiamo che il contesto della passione era un contesto drammatico, Gesù stava in mezzo a un branco di leoni, dice il Salmo 21, a una torma di tori scatenati, non aveva uno sguardo amico, una presenza consolante a fianco a sé. Ha incontrato per un attimo la mamma, ma le fonti ci dicono che i soldati appena se ne sono accorti l'hanno subito divisi, non gli hanno neanche permesso di dire mezza parola. E questa donna ci ha avuto il coraggio di sfidare tutti e di andare a portare un asciugamano a Gesù per astergersi sudore, sangue e sputi e polvere dal viso. Sembrerebbe una cosa da nulla, ma noi sappiamo che Gesù ha premiato questo gesto imprimendo a manopello in Italia, forse ci andremo in qualche prossimo pellegrinaggio, il suo volto su quel sudario. Cosa significa questo? Significa il coraggio di mostrarsi amici di Gesù e suoi in contesti dove tutti ce l'hanno con lui,
oggi figuriamoci, ce ne abbiamo innumerevoli di occasioni, perché stiamo in un contesto dove dovunque ci muoviamo, ecco, allora bisogna fare attenzione, perché fare questo significa fare molto felice Gesù. Ricordiamo Francesco, no? Dice: tu pensa ai peccatori, io vado a consolare Gesù nascosto. E lo consoliamo così. Non omettere mai un atto per vergogna. Non torni a casa. Dove sei stato? Ah, sono stato in gita. No, sono stato in pellegrinaggio a Fatima. Ha detto magari con l'amico miscredente, altro che ti dice: ma ti ha dato da volta al cervello, anziché andare al mare vai a Fatima. Sono stato in pellegrinaggio a Fatima. Poi piccoli gesti. Se ti viene a voglia di dire un rosario sul pullman, tiri fuori la corona e lo dici. Non è che conti le decine a mente, perché così non ti vedono con la corona in mano, manco se ci avessi un serpente in mano, no? Abbiamo parlato di se in chiesa devo stare in ginocchio, e c'è il mio amico che dice: ma guarda, questo si mette in ginocchio, mi ci metto tre volte, d'accordo? Quindi quando viene un pensiero di questo genere, se volete un consiglio, dico: comunque non faccio questa cosa perché mi vergogno. Vedete, oggi c'è qualcuno che sta facendo qualche piccola penitenza, no? Sapete le regole delle penitenze? È che chi fa penitenza non giudichi chi non la fa, e chi non la fa rispetti chi la fa. Ecco. Ma non bisogna mai fare o omettere qualcosa per vergogna, mai. Mai. Perché se la molla che mi muove la vergogna, io la devo combattere dicendo: siccome vergogno, così il diavolo la smette subito di farci queste cose qua. Se mi viene la vergogna, la faccio subito e ne faccio due anziché una. Quando arrivano le tentazioni, se le combattiamo in questo modo, poi il diavolo perde la voglia. Ma se ci facciamo vedere deboli, se cominci a mostrarti timido o cose di questo genere, non consoli Gesù, stai sotto la sua parola, perché Gesù ha detto: chi si vergognerà di me, delle mie parole davanti agli uomini, io mi vergognerò di lui. Ha detto, così come chi mi riconoscerà davanti agli uomini, io riconoscerò. Quello è un amico mio, quello non si è vergognati, dobbiamo vergognarsi di Gesù. Devono vergognarsi i peccatori di offendere Dio, come impariamo da Fatima, non noi, di amare Gesù e di fare qualche gesto garbato e sempre adatto, questo per capire, anche per la formazione, no? Questo contesto oggi è un contesto dove si possono fare qualche gesto penitenziale anche un po' inusuale, capite? Altri contesti non sarebbero adatti, perché diventerebbe una cosa fatta male, capite? Quindi ci vuole sempre un po' di discernimento, però ecco, unito sempre al desiderio di dire a Gesù: noi ci siamo, noi non abbiamo paura, noi non ci vergogniamo, noi siamo con te anche se tutti fossero contro di te, anche se dovessimo andarci a rimettere, perché la Veronica ha rischiato brutto, potevano anche farle del male, non gliel'hanno fatto perché Dio non l'ha permesso, ma avrebbero potuto farlo. Che non sia mai che il nostro agire sia guidato dalla vergogna o dalla paura, possiamo sempre avere la grazia e la forza di presentarci come amici e compagni fedeli di Gesù, pronti a schierarci con Lui e a soffrire con Lui qualora fosse necessario. Settima stazione, Gesù cade per la seconda volta. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Una persona che ha fatto l'esperienza della recita del rosario in ginocchio mi ha detto che dopo ha visto sul suo ginocchio crearsi una piccola piaga. Capite bene che genere di piaghe? Il ginocchio che si sbuccia, come ai bambini, giusto? Eppure fa male, oh. E quest'anima mi ha detto: pensa un po' Gesù, completamente piagato, ma non sbucciato, scavato nelle carni. E ora nella seconda caduta lo vediamo non soltanto squarciato, ma anche schiacciato, triturato come l'uva nel torchio, come la carne al macello. Non è un film horror, perché sappiamo bene che i dolori di Gesù sono stati soprattutto interni, invisibili, mentali e spirituali. Ma carissimi, la scrittura ci dice che Gesù
agnello innocente, veniva condotto al macello muto e non apriva la sua bocca. Non mandava sentenze, non si lamentava, non diceva: perché tutto questo a me? Eppure Gesù è colui che non ha conosciuto colpa, è Dio. Allora se lui è l'innocente, se lui è il Dio, creatore di tutte le cose, va incontro alla volontà del Padre, che è salvezza per tutti, in maniera umile, silenziosa e obbediente, quanto più noi. E invece la vita di tutti i giorni cos'è? È un continuo lamentarsi. È un dire: ah, mi fa male qui, non è giusto però, perché? Proprio a me, poteva capitare al mio vicino che è più cattivo di me, eccetera. Lamenti, giudizi, confronti. In altre parole, che cosa facciamo? Noi diventiamo quella croce che va a schiacciare sempre di più Gesù, sempre di più Gesù. E allora, da oggi, abbiamo la possibilità di cambiare vita, perché il Signore ci mantiene ancora in vita, perché se il Signore ci avesse chiamati ieri, non avremmo avuto più la possibilità di cambiare vita. Il Signore ci dà un altro giorno per convertirci. E questa conversione sia tutta mariana. In ogni cosa, diciamo come Maria, sia fatta la tua volontà e non la mia. Tutto quello che il Signore quotidianamente, con infinita sapienza, dispone per noi, accogliamolo e diciamo: sia fatta la tua volontà e non la mia. Gesù incontra le vie donne di Gerusalemme. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo per la tua santa croce del mondo. Gesù incontra queste vie donne, anche esse abbastanza coraggiose, che piangono sulle sofferenze di Gesù, le incontra in lacrime. Però le esorta, diciamo, rettifica e soprannaturalizza ulteriormente il suo pianto dicendo: figlie di Gerusalemme, non piangete su di me ma su voi stessi e sui vostri figli. Cos'è questa stazione? Io chiamo questa stazione la stazione dove il Signore ci insegna a piangere, per buoni motivi. Voi sapete che i cristiani non sono piagnoni e non fanno piagnistei, mai. Ma i cristiani piangono come? Per motivi buoni e a tempo e modo dovuto. Quali sono i buoni motivi per cui piangere? Il primo, per le sofferenze di Gesù e per le sofferenze della Madonna. Dobbiamo chiederci: abbiamo mai pianto pensando a quello che Gesù ha sofferto per noi? O pensando al cuore immacolato di Maria, trafitto di dolori infiniti, per cooperare con Gesù alla nostra salvezza? Sì o no? Questo è il primo e il più nobile motivo di piangere. Poi c'è il secondo, che è quello che Gesù esorta di fare, che è piangere i propri peccati. Quando dice: non piangete su di me ma su voi stessi e sui vostri figli, ricordatevi che io sto ridotto così, questo è il messaggio di Fatima, a causa del peccato vostro. Noi abbiamo pianti i nostri peccati. Guardate che dobbiamo chiedere questa grazia, Sapete che quando San Francesco ricevette le stigmate sul Monte dell'Averna, sapete cosa è andato a fare San Francesco sul Monte dell'Averna? Come diceva il santo curato d'Ars, era andato a piangere i propri peccati, perché lui pensava che il Signore non avesse perdonato tutti i peccati della sua giovinezza, perché molti peccati se li poteva essere dimenticati. E quindi piangeva e diceva: ma Signore mio, ma hai perdonato tutto oppure no? E ricevette le stigmate in questo contesto. Quindi Gesù ti disse: non solo che ti ho perdonato, ma ti ho reso una mia copia vivente. Ma non abbiamo pianti i nostri peccati. I peccati bisogna piangerli,
magari con lacrime anche umane, ma quantomeno con un pentimento profondo. E chiaramente per piangere bisogna conoscerli e riconoscerli. E se io mi sento che io non li so riconoscere, non li so discernere, noi dobbiamo chiedere al Signore, questa grazia la concede sempre, eh. Provate a chiedere al Signore, fammi conoscere bene tutti i peccati che ho commesso e fammi preparare bene una confessione generale. Provate. Io ci potrei scrivere un'enciclopedia su questa roba qui, per quante esperienze ho in me. Questa preghiera la Gesù la esaudisce sempre. Poi c'è un'altra forma di pianto santo, abbiamo quasi finito, che è la compassione per le sofferenze altrui. San Paolo dice: rallegratevi con quelli che sono nella gioia e piangete con quelli che sono nel pianto. E poi abbiamo finito. Quindi, piangersi addosso, mestiere molto diffuso, in forme molto raffinate, non è cristiano. Stare col muso lungo ostentando, io ho fatto la penitenza, ho fatto il digiuno, allora mi faccio vedere con una faccia fino ai piedi, così dice ammappa questo, capite? Non è cristiano. Le grandi anime penitenti, sono a leggere le vite dei santi, ci avevano un sorriso a 32 denti continuamente, non si accorgeva nessuno di quello che facevano de notte o quando il Signore non li vedeva, nessuno. Perché la penitenza vera è gioia. Non parliamo di chi vive ripiegato su se stesso e sta a fare il lamento, come diceva Don Pierpaolo prima, perpetuo, quotidiano. D'accordo? Una forma, diciamo, magari non esplicita di pianto, ma implicita. Non sono cose che ci appartengono. Piangere anche eccessivamente, adesso nessuno si senta ferito, le perdite delle persone care, come affronto io la morte di mio padre, di mia madre, di mio fratello, di mia sorella? Io celebro tanti funerali, no? Comincio ad andare in fiumi di lacrime? Va bene fare fiumi di lacrime per la perdita di una persona, fiumi di lacrime, eh? Io non dico che uno deve fare la festa, ma secondo noi va bene fare fiumi di lacrime? O sarebbe meglio unirsi alla divina volontà, ringraziare il Signore che ci ha dato quella persona cara e vivere questa cosa nella speranza. Certo, c'è il distacco, ma non è la fine del mondo. Adesso comincerò a pregare per lei, a mandarla in paradiso il più presto possibile. Spero che al termine della nostra vita terrena ci riuniamo con lei. Quindi la lacrimuccia ci scappa, va bene, ma il pianto disperato no. La nostra morte è redenta dal Signore, no? Chiediamo al Signore che ci doni la grazia di imparare a piangere bene, perché piangere bene è cosa molto confacente ai discepoli di Gesù. Piangere malamente è roba di volontà umana e di mondo. E chiediamo sempre la grazia di non essere mai ingannati su questo e di non ingannare noi stessi. Nona stazione, Gesù cade per la terza volta. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo per la tua santa croce nel mondo. Tutte le 24 ore della passione di Gesù sono state uno strazio continuo. Indicibile, non ci sono parole e non ci sono film che possono rendere questo. Però ci sono stati dei momenti durante la Via Crucis nei quali coloro che erano presenti, pensiamo alla Madonna, pensiamo alle sante donne di Gerusalemme, hanno vissuto un sussulto, un venir meno il fiato. Ed è stato quando hanno visto Gesù cadere ed essere schiacciato dalla croce. È la terza volta che Gesù cade. Non gli è bastata una volta. Questo suo farsi prossimo a chi è caduto ha raggiunto la perfezione 3 volte. Ebbene, carissimi, durante la nostra vita quotidiana, quando ci viene questo sussulto
questo spavento, questo andare un attimino in apnea. Innanzitutto vi esorto, esorto anche me stesso, a guardarci intorno nel bene, cioè a vedere i continui buoni esempi che ci provengono dai fratelli. Per esempio ieri abbiamo ricevuto degli esempi meravigliosi, perché se fosse capitato a te che qualcuno ti avesse sottratto il portafoglio con tutto quello che c'è dentro, come avresti reagito? Disperazione, panico, no? E invece? E però quando andiamo a casa, no? E un'amica ti dice: guarda che c'è quella persona che ha parlato male di te, ha detto questo, ma magari manco è vero, no? Come si è permesso? E tu vai nel panico, giusto? Oh no, così non si comportano i cristiani. I cristiani hanno un sussulto solo quando sanno che in quel momento un'anima sta andando all'inferno. E il sussulto deve essere doppio, triplo, quando tu sai, perché la Madonna te l'ha detto, che tu avresti potuto evitare che quell'anima andasse all'inferno, se solo avessi risposto alla chiamata di Maria. Siamo vicini all'apparizione in cui Don Leonardo ci ha parlato, di quello che la Madonna ha detto. Pregate, pregate molto e fate sacrifici per i peccatori, perché molti vanno all'inferno perché non c'è chi prega e si sacrifichi per loro. Allora ci pensiamo, ci rendiamo conto che continuamente anime cadono in un abisso dal quale non si esce più. E tra queste anime potrebbero esserci i tuoi figli, i tuoi genitori, i tuoi parenti, i tuoi amici. E tu avresti potuto impedire una cosa del genere. Questa è la cosa straordinaria. Tu avresti potuto impedirlo e hai fatto qualcosa. E tu dici: vabbè, ma io sono una persona retta e corretta, vado a messa tutte le domeniche, faccio le preghierine del mattino e della sera, ma che cosa vuoi tu da me che mi vuoi mettere in inquietudine oggi? No, non ti voglio mettere in inquietudine. Io ti voglio dire semplicemente che se tu pensi di essere una persona buona, che vive in grazia di Dio e che, come dire, non sarà una cima di santità, però quantomeno vivi in grazia di Dio e non ti preoccupi della salvezza di tuo fratello, io se fossi in te non sarei sicurissimo che tu ti salvi. Perché San Paolo disse: preferirei io essere anatema, cioè io essere maledetto, preferirei andare io all'inferno, purché i miei fratelli si salvino. Quanti di noi sarebbero disposti almeno a questo? Il Signore, guarda, nella tua infinita misericordia, se proprio per tu mi vuoi portare in cielo, mettimi all'ultimo posto del paradiso, purché qualche anima si salvi, qualche anima non vada nell'abisso, non cada per l'eternità nel fuoco inestinguibile. Siamo disposti ad aiutare la Vergine in questa missione? Perché questa non è la missione di Maria, è la nostra, è la missione di tutti i cristiani, della Chiesa, che come dice il Concilio è sacramento universale di salvezza. Che facciamo noi? Siamo amici, facciamo due passeggiate insieme, un po' di preghierine. Noi dobbiamo salvare il mondo, cioè, è Gesù e Maria che li salvano, ma noi dobbiamo aiutarli. Decima stazione. Gesù viene spogliato delle vesti e abbeverato di fiele. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Per la tua santa croce del mondo. Allora, per questa stazione io mi servirò di un'ora della passione dalle 24 di Luisa e poi di una delle cose che la Madonna ha detto alla cara Giacinta di Fatima. Prego di ascoltare con estrema attenzione, e soprattutto questo è un ascolto che richiede la pratica, perché su questo argomento, per il vostro bene, io consiglio chi ancora ha da resettare alcune cose di farlo, e di farlo presto. Gesù arriva al Calvario. Qui nuovi dolori ti aspettano, Gesù. Ti spogliano di nuovo e ti strappano vesti e corona di spine. E mentre ti strappano la veste, ti strappano pure le carni lacere attaccate ad esse.
Le piaghe si squarciano, il sangue scorre, arrivi fino a terra ed è tanto il dolore che quasi morto tu cadi. Ma nessuno si muove a compassione di te, mio Dio. Anzi, con bestiale furore di nuovo ti mettono la corona di spine, te la battono ben bene, ed è tanto lo strazio per i laceramenti e per lo strappo che fanno i tuoi capelli ammassati nel sangue coagulato, che solo gli angeli potrebbero dire ciò che tu soffri, mentre non riditi ritorcono i loro sguardi celesti e piangono. Spogliato mio Gesù, permettimi che ti stringa il mio cuore per riscaldarti, perché vedo che tremi, ed un sudore gelido di morte invade la tua santissima umanità. Quanto vorrei darti la mia vita e il mio sangue per sostituire il tuo che hai perduto, per darmi la tua vita. Gesù, intanto guardandomi con i suoi occhi languidi e moribondi, par che mi dica, e qui vi prego di ascoltare bene: figlia mia, quanto mi costano le anime. Qui è il luogo dove tutti aspetto per salvarli, dove voglio riparare i peccati di quelli che giungono a degradarsi al di sotto delle bestie. Sta parlando dei nostri contemporanei. E si ostinano tanto nell'offendermi che giungono a non saper vivere senza fare peccati. La loro ragione resta cieca e peccano all'impazzata. Ecco perché una terza volta mi coronano di spine. E con lo spogliarmi riparo per quelli che indossano vesti di lusso e indecenti, per i peccati contro la modestia e per quelli che sono tanto legati alle ricchezze, agli onori e ai piaceri che ne formano un Dio per i loro cuori. Ora, la Divina Maria disse a Santa Giacinta queste testuali parole a proposito dello spogliarsi e delle mode invereconde. Eccolo qua. E di alcuni peccati. Sono tutte quante frasi virgolettate, quindi sono frasi uscite dalla bocca di Maria Santissima. I peccati che portano più anima all'inferno sono i peccati della carne. Degradazione al di sotto delle bestie, non sanno più vivere senza fare peccati. Secondo, verranno certe mode che offenderanno molto Gesù. Sono le mode invereconde. È la donna spogliata nuda, d'accordo? E gli uomini, che spesso e volentieri non è che sono da meno, pur essendo meno provocanti, in chiesa e fuori. Le persone che servono Dio non devono seguire la moda. La chiesa non ha mode. Gesù è sempre lo stesso. Allora, purtroppo oggi, come ho detto in tante omelie, non solo a Sermoneta ma anche dove ero prima, qui ci sono molti miei cari figlioli che lo ricorderanno, questi gravissimi peccati oggi sono commessi ripetutamente senza la minima percezione che tali siano, perché si è completamente smarrito sia il senso del pudore, sia il senso della decenza, sia il senso della purezza, non c'è più. È stata un'operazione studiata e pensata a tavolino, non dobbiamo pensare che sia casuale, eh? Ci sono degli scritti, delle cose che circolano, che mostrano come tutta questa operazione è stata studiata a tavolino con tappe di attuazione graduale, d'accordo? Per portare alla corruzione della società, perché la società si corrompe in questo modo. Basta che voi, se vogliamo fare un pochino di show, io faccio sempre vedere queste cose perché non so se riesco a trovarle rapidamente. Pensate come andavano al mare le nostre nonne. Voi avete mai visto le foto d'epoca? Non so se riesco a trovarle, se adesso il Signore mi aiuterà. E pensate come vanno oggi. Capite? È chiaro che tutti noi siamo figli del nostro tempo. Anche io lo sono, no? Io per tanti anni ho frequentato, insomma, spiagge o cose di questo genere, no? È evidente, ci sono cresciuto, ci sono nato, ci sono vissuto, a me appariva tutto perfettamente normale. E il problema è che tutto quello che è perfettamente normale, siamo sicuri che agli occhi di Dio e della Madonna è così perfettamente normale?
Io direi che non possiamo esserne così tanto sicuri, insomma, al 100%. Adesso non so se il Signore mi consentirà di trovare queste cose, forse sì o forse no. Però certamente quando uno si avvicina al Signore, i nostri parametri di normalità e di eccezionalità vanno sicuramente rivisti e confrontati con i parametri che ci vengono dalla tradizione e dalla storia, insomma, dei santi. Io ho sempre raccontato su questo argomento, sulla purezza e sulla modestia. Se voi leggete i martirologi dei primi cristiani, cioè c'era una tale attenzione che a noi, le persone del XX secolo, ci potrebbero tranquillamente sembrare atteggiamenti estremi, come dire, fanatici, iperbolici. Quando martirizzavano le bambine, specialmente quelle che avevano fatto promessa di verginità ai romani, tra le forme di martirio che non tutti conoscono c'era la parodia del peccato originale. Quindi le facevano spogliare nude nell'arena, su un palo, e gli mandavano vicino i serpenti, velenosi chiaramente, che gli si avvolgevano intorno, e se poi le avessero morse sarebbero morte avvelenate dai serpenti. Ora, non sempre i serpenti mordevano, io li ho letti con gli altri dei martiri. Quando ritornavano nel gattabuie, perché se non erano i serpenti, al secondo round uscivano i leoni che comunque in qualche modo morivano. Ma queste bambine di 12 anni piangevano dopo questa sceneggiata, dice: Gesù non mi vuole più, mi hanno vista completamente nuda, ho perso la mia purezza. Non è vero, chiaramente, no? Ma non avevano nessuna paura che tra pochi leoni si rimangiavano viva. Il pensiero è: mi hanno visto nuda e adesso Gesù non mi vuole più bene. Capite? Cioè, tra questo e quello che viviamo oggi, insomma, un po' di differenza ce ne passa, insomma. Poi in giornata vedremo queste foto, se Dio vuole, perché non sono riuscito a trovarle, quindi si vede che la divina volontà così è disposto. Però questo è un argomento su cui dobbiamo pensare bene, e anche questa è una cosa su cui non bisogna vergognarsi di dare il buon esempio sotto tutti i punti di vista. Se qualcuno c'ha da ridire, ridica pure. L'importante è che il nostro Signore e la sua Santissima Madre non abbiano da ridire su di noi e non abbiano, come dire, a doverci dire: guarda che per come sei andato conciato in giro, qualcuno ha peccato con gli occhi o con altro, o per come sei entrato in chiesa, hai fatto un sacrilegio orribile di cui te ne porti le conseguenze, dando tra l'altro cattivo esempio al prossimo. Passione, Gesù è inchiodato alla croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Le mani e i piedi di Gesù costringono tutto Gesù a stare fermo, immobile, abbracciato dalla croce, inchiodato ad essa, e fra poco lo vedremo stagliarsi in alto in questo abbraccio universale. Ma facciamoci questa domanda: è vero, siete d'accordo che Gesù inchiodato alla croce è l'uomo che ha perso completamente la libertà? Vero? Perché Gesù, se è inchiodato alla croce, non può fare più quello che vuole. Può muovere un braccio, può andare a fare una passeggiata dove l'aria è fresca? No, è vero, Gesù ha perso la libertà. E invece non è così. Perché Gesù inchiodato alla croce è l'immagine perfetta dell'uomo realizzato, dell'uomo libero. Perché noi, carissimi, non possiamo non essere agganciati a qualcosa. Così come un albero deve essere agganciato alla terra. Così come gli stessi uccelli, che sembrano che loro stanno agganciati all'aria. C'è sempre qualcosa sulla quale noi ci poggiamo e a cui noi siamo inchiodati, sempre. Allora dove sta la vera libertà? La vera libertà sta nel fare quello che ci pare e piace? Guarda che se tu pensi che questa sia libertà,
sappi che quando tu pensi che questa è libertà, tu sei agganciato ai tuoi capricci, tu sei agganciato alla tua volontà, a quello che tu pensi essere ciò che ti rende felice, e questo è il guaio sommo. Gesù inchiodato alla croce è l'uomo inchiodato alla volontà di Dio. E solo in questa maniera noi siamo perfettamente liberi e quindi felici. E allora non commettiamo l'errore che oggi tanti commettono, forse anche noi, di lasciarci inchiodare a qualcosa o a qualcuno. Quando io vedo dei genitori affannati a sistemare i figli e si dannano la vita finché i figli non si sono sistemati, poi tu spieghi, scusa, ma che significa sistemare un figlio? Ah, sistemare un figlio significa che gli ho trovato un lavoro con tutti i mezzi possibili e immaginabili, gli ho trovato un bel fidanzato, cioè, si sono trovati la casa e poi fanno quello che gli pare e piace. Ecco, questo significa sistemare un figlio? Ecco, per me sistemare un figlio significa che io gli ho insegnato a vivere in grazia di Dio, si è sistemato nella volontà di Dio, ogni giorno fa la volontà di Dio, e allora un figlio è sistemato. Così altre persone che non riescono a trovare la felicità. Ah, guarda, quando non sei nella felicità, nella pace, nella gioia piena, vuol dire che non stai inchiodato alla volontà di Dio. È un'equazione perfetta. E perché? Perché forse tu ti vuoi inchiodare a qualche creatura e cerchi l'approvazione, l'affetto, la stima. Ah, forse spero di non scandalizzarvi, Però noi non dobbiamo essere inchiodati in maniera perfettissima nemmeno a mia moglie e a mio marito. Non è un'eresia, perché l'uomo non separi ciò che Dio ha congiunto, però quando viene meno il marito o la moglie per qualunque ragione, se una persona se ne va in crisi, dice no, adesso non voglio vivere più. Come non voglio vivere più? Guarda che c'è Dio che è superiore a tua moglie e a tuo marito, Chi ama il marito o la moglie più di me non è degno di me, dice Gesù. Allora, diciamo Gesù, solennemente nel cuore, Gesù, io voglio essere inchiodato a te, alla tua volontà, e solo così so che sarò veramente libero. Azione. Gesù muore in croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. E perché la tua santa croce del mondo. In questa stazione le meditazioni che potremmo fare sono assolutamente innumerevoli. Bisogna inevitabilmente fare una scelta. Io pensavo di fare una scelta che ci avvicini anche a ciò che stiamo meditando in questi giorni, contemplando alcune figure. Ci abbiamo sotto la croce due personaggi emblematici. Ci abbiamo Maria di Nazareth e abbiamo Maria di Magdala. Maria di Nazareth, per esempio, assomiglia all'innocenza dei pastorelli, anime che il Signore preserva dal peccato e che trasforma in gemme purissime per il suo regno. Questa è la grazia più grande che il Signore possa fare, e dobbiamo pregare, e anche qui chi ha i figli, diceva giustissimamente Don Pierpaolo, faccia molta attenzione. A fianco alla Madonna, adesso lo vedremo, c'è Maria di Magdala, ma è meglio Maria di Nazareth piuttosto di Maria di Magdala. Quindi se riusciamo a preservare i nostri figli dal contatto col peccato mortale, per questo significa diventare Maria di Magdala, è cosa molto molto migliore. Abbiamo però poi Maria di Magdala. Qui la Madonna è scesa per insegnarci la via, per convertire noi stessi e per convertire i peccatori. Non esiste situazione di miseria, di peccato, di degradazione, per quanto somma, da cui non si esca fuori, purché ci sia la grazia della conversione e quella grazia sia accolta. Maria di Magdala è stato un emblema, è la patrona dei penitenti, ne aveva fatte tante Maria di Magdala. Il Vangelo dice che Gesù gli aveva fatto uscire 7 demoni, e non solo, o forse non soltanto, perché era forse anche indemoniata,
I padri dicono che quei sette demoni erano anche espressione dei sette vizi capitali che ce l'aveva tutti quanti, uno per uno, e in maniera perfetta. Quindi c'è sempre speranza per noi, e questo noi dobbiamo sempre predicarlo. Una delle cose che sta a cuore a Papa Francesco, che fa facendo in giro dovunque vada, è proprio questo suo in non cessare, ecco, di parlare di speranza e di misericordia possibile anche per qualunque peccatore. Poi però abbiamo anche delle brutte notizie, perché ci sono i due ladroni. C'è quello buono, che rappresenta chi almeno all'ultimo momento, capite, fa un atto di contrizione e trova la salvezza. Gesù è il buon ladrone, gli dice: oggi sarai con me in paradiso. I commentatori dicono: la prima canonizzazione Gesù non l'ha fatta fare la Chiesa, l'ha fatta lui. E attenzione, c'è qualcuno che dice che la conversione del buon ladrone è stato il vero ultimo miracolo compiuto da Gesù di Dio. E dice San Tommaso, così ricordiamo le cose che ci siamo detti, che quando una persona sta in peccato non ne esce. San Tommaso d'Aquino dice che la conversione del peccatore è opera più grande da parte di Dio della creazione dell'universo. Lo dice lui. E qualcuno dice anche che la molla per girarsi e dire: Gesù, ricordati di me, io non ho fatto, me lo merito, non ho fatto da tutti i colori, cioè io dovrei essere già morto da un sacco di tempo, non c'ho niente da dire, abbi pietà. Qualcuno dice che la forza di girare la testa e di dire queste parole, sapete dove la tratta, perché lo guardava in faccia da sotto la croce della Madonna, con il suo sguardo di colomba, a questo poveraccio. Solo che di là c'era quell'altro. Chi è che va, simbolo dell'anima, che va all'inferno? Chi è che va all'inferno? Chi dice: tu sei il figlio di Dio? Ammazza che roba, bella dimostrazione, eh? Allora, se sei il figlio di Dio, scendi e fammi scendere pure a me. Gesù non ha risposto, Gesù non parla contro chi ha il cuore chiuso e ostinato. Dobbiamo ripensare a alcuni momenti della passione, pensate anche a Erode, quando Gesù va davanti a Erode non gli rivolge neanche una parola a Erode. Erode era un corrotto, capite? Non era una persona dal cuore. Con Pilato un pochino ci parla, perché Pilato è immagine di quelle persone che stanno un po' così, no? Quindi gliela dà una chance, poi Pilato non la coglie, ma ci parla. Ma con Erode non ci parla, e al buon ladrone non gli, e al cattivo ladrone, a Gesmas, non gli risponde. E dobbiamo tremare quando nostro Signore non ci parla, perché nostro Signore non ci parla soltanto in un caso: quando il nostro cuore è completamente chiuso. Perché quando il nostro cuore è completamente chiuso, viene fuori una delle tipologie di peccato contro lo Spirito Santo, che è l'ostinazione nel peccato, la protervia, la testardaggine. E il nostro Signore fa un passo indietro dinanzi alla nostra libertà. E guardate, manco la presenza della Madonna sotto la croce, ha ottenuto la conversione di Gesmas. Gesmas quasi certamente, non possiamo dirlo con certezza perché sapete, ecco, ma quasi certamente ha fatto una brutta fine. Così come Giuda ha fatto una brutta fine, perché anche negli apostoli ci stanno il buon ladrone e il cattivo ladrone, perché l'hanno fatta grossa, più grossa Giuda che Pietro, ma pure Pietro insomma non è andato leggero. Solo che Giuda si è andato a ammazzare. E Pietro è andato a piangere dopo aver incrociato lo sguardo di Gesù. Capite? Il pentimento o la disperazione. Ecco, guardiamo bene questa scena, facciamo un attimo di silenzio, ripensando a queste cose e anche collocandoci, no? È bello fare questo esercizio. Chi sono io? Il buon ladrone, il cattivo ladrone? Sono Maria di Magdala? Sono Maria di Nazareth? Sono quelli che dicono: scendi dalla croce, se no non ci credo, se sei figlio di Dio? Stazione, Gesù è deposto dalla croce tra le braccia della sua Santissima Madre. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. E benediciamo Santo Cristo del mondo. Si viene in questi luoghi santi dove sono avvenute o anche stanno avvenendo,
apparizioni mariane. È inevitabile, penso, che nel cuore nostro nasca anche quel desiderio, non solo di vedere Maria, ma di abbracciare Maria e di sentire anche fisicamente quel suo afflato materno, quel suo amore che è l'amore di Dio fatto carne. E questo è normale, è lecito. Ma se io vi dicessi che questo può diventare realtà, cosa fareste voi affinché questo abbraccio con Maria diventi realtà? Fareste di tutto. Se veramente amiamo la Vergine, vogliamo renderla felice e vogliamo che noi diventiamo la sua felicità, saremmo disposti ad andare scalzi in giro per il mondo 80 volte a piedi? Sì. Ebbene, c'è qualche cosa di molto più semplice da fare per lasciarsi veramente abbracciare da Maria: consegnarle tutta la nostra vita. La Madonna abbraccia Gesù deposto dalla croce dopo che lui ha fatto della sua vita un totale dono, uno svuotamento completo. Perché la Madonna spesso appare ai piccoli, ai bambini, certamente per la loro innocenza, per la loro purezza, verginità di mente soprattutto e di corpo, eccetera, ma perché i bambini sono coloro che, se tu gli dici A, loro sono disposti a fare A, B, C, D, E, tutto, perché sono generosissimi quando hanno davanti a sé una mamma tutta amore che gli chiede qualcosa. Allora, stiamo per concludere questo pellegrinaggio, torneremo a casa e ritorneremo come prima, o spero di no, peggio di prima, o entreremo in Maria e gli diremo: madre, tutto quello che tu vuoi, eccomi, tutto quello che tu disponi, eccomi, vuoi il sacrificio proprio fisico della mia vita, vuoi che io trascorra 50 anni a letto, eccomi, sempre eccomi. E le braccia materne di Maria le sentiremo stringerci fortemente al suo cuore. Gesù è deposto nel sepolcro. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Per la tua santa croce per il mondo. Allora, un tema importante di questa stazione è il nostro rapporto con la morte. La nostra vita è una preparazione continua ad una morte santa che dovrebbe essere un incontro, cioè dovremmo sospirarlo. Dico subito, un figlio di Dio dovrebbe avere questi due sentimenti. Non vedo l'ora che arriva la morte, perché così andiamo in cielo, ma perché pure questo si può fare in maniera fatta malamente, dicono a Napoli, voglio restare 200 anni sulla terra se necessario per pregare, fare sacrifici e servire al Signore. Decidi tu. Ma tutte e due ci devono stare queste cose. Leggiamo qualche cosa che dell'esperienza che ha portato alla morte i pastorelli. Sono parole molto molto commoventi. Alla fine dell'ottobre del 1918 Francesco e Giacinta si ammalarono quasi nello stesso tempo. Andando a fare loro visita, Lucia trovò Giacinta al sommo della gioia. Ella gliene spiegò la ragione. La Madonna ci è venuta a trovare e ha detto che molto presto viene a prendere Francesco per portarlo in cielo, perché prima a partire è stato lui. E a me ha chiesto se volevo convertire ancora qualche altro peccatore. E come si converte? Prendo un altro po'. Le ho detto di sì. Mi ha detto che sarei andata in un ospedale e che là avrei sofferto molto. Di soffrire per la conversione dei peccatori, riparazione dei peccati contro il cuore immacolato di Maria e per amore di Gesù.
ho chiesto se tu saresti venuta con me, mi ha detto di no. Questo è quello che mi dispiace di più. Mi ha detto che mi ci porterà mia madre e che poi resterò là da sola. Guardate che caruccia sta partita. Poi, durante la malattia dei due veggenti, Lucia faceva loro visita di frequente, allora conversavano a lungo sugli avvenimenti di cui erano stati protagonista. Protagonisti, trascriviamo alcune osservazioni di Giacinta. Ormai mi manca poco per andare in cielo. Dice a Lucia, tu resti qui per dire che Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al cuore immacolato di Maria. Ma quando sarà il momento di dirlo, non nasconderti. Prendiamole anche come testamenti spirituali per noi queste cose qui, Di a tutti che Dio ci concede le grazie attraverso il cuore immacolato di Maria, di chiedere a lei che il cuore di Gesù vuole che al suo fianco si veneri il cuore immacolato di Maria. Chiediamo la pace al cuore immacolato di Maria che Dio ha affidato a lei. Se potessi mettere nel cuore di tutti la luce che ho qui dentro nel petto a bruciarmi e a farmi tanto amare il cuore di Gesù e il cuore di Maria. Alla fine del dicembre del 19 la Madonna comparve nuovamente a Giacinta, che riferì il fatto alla cugina in questi termini. Mi ha detto che andrò a Lisbona, in un altro ospedale, che non rivedrò né te né i miei genitori. Mi ha detto che Giacinta è morta sola, tra le altre cose. Eh sì. Che dopo aver sofferto molto morirò sola. Ma che non devo avere paura, che mi viene a prendere lei per portarmi in cielo. Vedete come i fanciulli santi affrontano sorella morte. Durante la sua breve permanenza in quest'ultimo ospedale, Giacinta fu favorita da nuove visite della Madonna. Vedete che quando mancano le consolazioni umane, arrivano quelle divine. Se non accetta questo, avviene la Madonna in persona. Io accetto subito, se dovesse essere. E le annunciò il giorno e l'ora in cui sarebbe morta, 4 giorni prima di portarla in cielo, che mi fa pensare al mio caro Francesco, la Santissima Vergine le tolse tutti i dolori. Finito. La vigilia della sua morte qualcuno le chiese se voleva vedere la madre. Giacinta rispose, la mia famiglia durerà poco tempo, presto ci incontreremo in cielo. Vedete come si affrontano la morte delle persone care. Noi non siamo pagani peccatori. La Madonna apparirà un'altra volta, non a me, perché di certo morrò, come mi disse lei. La Madonna venne a prendere Giacinta il 20 febbraio del 1920. Non aveva che 10 anni, scarsi, perché era nata l'11 marzo del 1910, quindi neanche 10 anni compiuti. Francesco aveva reso la sua anima a Dio il 4 aprile dell'anno precedente e Francesco era nato l'11 giugno del 1908, quindi aveva 11 anni e mezzo, neanche 12. Giacinta fu sepolta nel cimitero di Villanova de Oren e poi furono da tutti quanti quei resti mortali furono traslati in cappella a Fatima nel 1951 e nel 1952. La prima iscrizione della lapide dicevano qui riposano i resti mortali di Francesco e di Giacinta, qui apparsa la Madonna. Sappiamo che dopo la beatificazione il Santo Padre ha canonizzato i pastorelli il 13 maggio di quest'anno e vedete all'esumazione qui ci sta un'immagine, potete poi farla circolare, nel 1935 il corpo di Giacinta venne trovato incorrotto. Che chi fa la volontà di Dio, figlioli miei cari, la bella bambina con il corpo incorrotto. Il Signore molte volte ha concesso che dei santi avessero questo dono del corpo incorrotto, che è una cosa bella, perché
perché certamente comunque si è passati per la morte, ma la corruzione del nostro corpo è proprio la putrefazione. Voi sapete, quando si vede un corpo putrefatto, sapete cosa deve pensare? A com'è la nostra anima quando pecchiamo, perché è così. La puzza che fanno i cadaveri è molto inferiore alla puzza che fanno le nostre anime quando stanno lontano da Dio. Voi sapete che ci sono alcune anime mistiche, scusate se mi dilungo, ma stiamo a Fatima, che avevano il dono di sentire la puzza dei peccati. E quando si avvicinavano a uno, a un peccatore, specialmente a un lussurioso, ma gli veniva ad andare al bagno a vomitare. Cioè, a me purtroppo mi è capitato qualche volta, da prete, perdonatemi la confessione, di andare a visitare, specialmente d'estate, capito, magari muore una persona la sera, quindi se può far funerale il giorno dopo devi farlo due giorni dopo perché non passate 24 ore, e magari era già stato tanto male in ospedale, quindi con tutte le ferite, tutte le cose, guardate che a dire il rosario lì davanti c'è voluto la mano del Signore, perché proprio non ce la fai, d'accordo, è proprio una cosa. Ma questo non è niente in confronto a quanto puzza un'anima peccatrice, è proprio la corruzione del nostro corpo, è proprio il riverbero del nostro essere peccatori. Allora, quando il Signore permette che almeno, pur passando per la morte, questo non ce lo risparmia nessuno, solo la Madonna si è risparmiata, perché per non passare per la morte dovremmo essere immacolati, quindi questo è proprio possibile, ma in alcuni casi il nostro Signore ha permesso che il corpo non si corrompesse. E a chi piace tanto la divina volontà, che qualcuno ne parla, il nostro Signore ha promesso che le persone che fanno perfettamente la divina volontà entrano in quel regno, tra i doni che ci avranno è che dopo la morte i corpi non subiranno la corruzione. Almeno questo, che è una conseguenza del peccato originale e dei peccati attuali, non c'è. Ma è chiaro che quando uno comincia a fare la volontà di Dio al 100%, le apparizioni della Madonna di Fatima, con tutto il rispetto, diventano inutili per sé, continuano ad essere utili per gli altri, perché per una persona che sceglie di fare la volontà di Dio il peccato sta manco a stare a casa, d'accordo? Se non qualche piccola imperfezione o qualche piccola sciocchezza, insomma, dovuta alla nostra miseria e debolezza, ma dei peccati non se ne parla più, come dovrebbe essere per ogni figlio di Dio. Bene, ringraziamo il Signore per questo tempo che ci ha concesso di vivere, e al termine preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice Papa Francesco. Si può prendere l'indulgenza, io la mia la offro alla Madonna, perché sa lei quello che farci per i vivi o per i defunti. Secondo l'intenzione del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Diamo insieme la benedizione. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Tutti voi che avete partecipato con fede, amore e devozione a questa Via Crucis, per intercessione di Maria Santissima Addolorata, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Divino auxilium, mania semper nobiscum.